molto presto, i telespettatori della serie di Rai 3 rivedranno un personaggio molto amato ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a Un posto al sole, la serie partenopea, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:35 su Rai 3. A quanto pare i telespettatori, molto presto potranno assistere al ritorno di un personaggio storico della soap opera ambientata a Napoli. Di chi si tratta? Nei paragrafi sottostanti scoprirete il nome e altre curiosità. Un posto al sole, a grande sorpresa ritorna Francesco Vitiello, alias Diego Giordano. Sono passati quasi 5 anni da quando il giovane attore Francesco Vitiello ha deciso di allontanarsi dalla serie napoletana per motivi di salute. Il 36enne, che a Dupas ha sempre interpretato Diego Giordano, negli ultimi giorni ha dato una bellissima notizia, che farà piacere a tutti i suoi fan. Molto presto tornerà sul set e sicuramente non mancheranno i colpi di scena. L'artista nato a Torre del Greco, aveva fatto preoccupare i telespettatori della telenovela Rai, infatti, nelle sue ultime comparse, lo avevano visto visibilmente dimagrito, con le sopracciglia rade e col cappellino. Per quale motivo? A distanza di anni, il ragazzo ha rilasciato un'intervista al periodico Vanity Fair, rivelando a tutti cosa è successo veramente. Il giovane attore campano lo ha rivelato nel corso di una recente intervista a Vanity Fair. Francesco ha dichiarato di aver sofferto di una forma grave di alopecia, molto fastidiosa ma non lo ha mai messo in pericolo di vita. L'attore ha rivelato che da quando ha smesso di assumere i farmaci, ha avuto una ricaduta. Per questo motivo ha deciso di allontanarsi dal set, anche se la produzione gli ha chiesto sempre di tornare a recitare nella serie partenopea. Vitiello, nonostante la sua giovane età, è anche un regista e scrittore e molto presto rivestirà nuovamente i panni di Diego. Quest'ultimo, si stabilirà a Palazzo Palladini e lì, finalmente potrà riabbracciare il padre Raffaele. A quanto pare, tutto questo avverrà nelle feste natalizie. Intanto, la sorellastra Viola, con cui il giovane ha avuto una storia sentimentale, è madre di un bambino. Mentre il Giordano si era allontanato dalla sua amata Napoli per trasferirsi negli Stati Uniti, precisamente a New York insieme alla sua compagna Sabrina. Tornerà anche lei nella sua opera? Per il momento non abbiamo notizie in merito. Per scoprire questo e altro, bisogna attendere i prossimi spoiler di Un posto al sole.